da sinistra verso destra, l'avvocato Caterina Cirillo, responsabile del Dipartimento Legislativo della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Marcello Fiore, direttore generale, Rosanna Roma, presidente FIPE Belluno, ristoratrice, ristorante hotel Dolada di Pieve d'Alpago, quindi gioca in casa, e neoeletta nel consiglio direttivo della FIPE, e abbiamo Filippo Bano del gruppo degli artigiani giratieri del Triveneto, ma anche neoeletto, sembra che stiamo facendo politica, ma in realtà facciamo sano e solido associazionismo, neopresidente del Comitato per la valorizzazione e la diffusione del gelato artigianale. Bene, io direi inquadriamo subito il tema, le novità e nel campo normativo, cosa va, cosa non va, cosa i gelatieri devono aspettare, cosa fare per produrre e somministrare nell'interesse del consumatore. Comincerei con Marcello Fiore, direttore generale della FIPE. Prego. Benvenuti a tutti. Questo argomento della sicurezza alimentare costituisce per noi della federazione un must per tutte le attività che associamo, quindi non solo per la gelateria ma anche per la pasticceria, la gastronomia, la ristorazione e tutte le attività di servizio. È chiaro che il consumatore, quando si rivolge al nostro esercizio, la prima preoccupazione che ha è quella: ma poi avrò problemi, mangerò come a casa, meglio che a casa, cosa mi succederà? E il fatto che la ristorazione italiana, e chiamando ristorazione intendiamo un po' tutto, anche pasticceria, gelateria e quant'altro, sia il principale motivo di attrattiva dei visitatori esteri, deve farci riflettere sull'altissimo livello che ormai le nostre aziende hanno raggiunto. E questo altro livello è sia sotto il profilo qualitativo organolettico che sotto quello sanitario. Se da vedere le statistiche, vediamo che l'Italia è per le disinfezioni alimentari uno dei fallimenti di coda. La situazione, ad esempio, del Regno Unito è tragica rispetto alla situazione nostra. Perché? Perché noi ancora lavoriamo, diciamo, artigianalmente e quindi prepariamo al volo le nostre specialità. Non utilizziamo il metodo di cucinare, congelare, raffreddare, come fanno ad esempio la ristorazione collettiva, le nostre cose, ma facciamo la cucina espressa, facciamo la gelateria espressa, facciamo la pasticceria espressa, e questa è una ricchezza che ha il nostro paese. Venendo all'argomento caldo del momento, dobbiamo dire che nel 2011 è uscito un regolamento comunitario, l'1169, che a fronte del dilagare delle allergie di intolleranze alimentari ha voluto proteggere i consumatori ordinando a tutti coloro che si occupano, che producono alimenti, di indicare quali sono gli allergeni presenti in questi alimenti. Ora, teniamo presente che in Italia abbiamo 8 milioni di allergici e 12 milioni che credono di esserlo, hanno allergie di livello inferiore. Quindi, con una situazione economica che ha visto negli ultimi anni chiudere 50.000 pubblici esercizi, dobbiamo dire che è nostro interesse primario far sì che chi ha dei problemi di allergie o di intolleranze alimentari possa recarsi tranquillamente presso le nostre aziende e consumare i pasti, i cibi, i gelati in tutta sicurezza. Ma andiamo a vedere quali sono gli allergeni, perché qui noi stiamo parlando di allergeni alimentari, ovvero sia gli agari non c'entrano, non c'entra l'aglio, non c'entrano tante cose che la gente può pensare diano allergia. Sono 14 categorie estremamente ben definite. Noi stiamo parlando di glutine, di crostacei, di uova, di pesce, arachidi, soia, latte e prodotti a base di latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini e molluschi vari. Quindi sono delle categorie estremamente ben predeterminate che dobbiamo denunciare la presenza. Ora,
il regolamento 1169 era partito molto male, perché imponeva alla somministrazione di mettere, come fa l'industria sulla scatoletta di carne, tutti gli ingredienti di ciascun piatto, che cosa vede impossibile, anche perché noi usiamo la varietà, compriamo e mettiamo in tavola quello che troviamo al mercato ogni giorno. Anche il gelatiere, se trova i lamponi freschi, fa il gelato ai lamponi, se non lo trova non lo fa. Quindi la facciamo un'estrema varietà di produzioni, e questo rende impossibile fare certe cose che sono tipiche di produzioni standardizzate. Ad esempio, noi prendiamo un gelato industriale, chiaramente è sempre fatto nello stesso modo, non cambia una virgola, non cambia un grammo nella dosatura degli ingredienti, è estremamente semplice fare l'etichettatura. Mentre invece per un prodotto tipo artigianale fatto a seconda degli umori, della situazione di mercato, dei gusti del cliente, le cose cambiano molto. Allora, con una grossa opera di lobbying fatta sia da FIPE che dall'Associazione Europea dei Pubblici Esercizi, l'OTREC, si è riusciti a far predisporre un regolamento che diceva ai suoi membri che per i prodotti not prepackaged food, ossia per il prodotto non preincartato, sia che sia venduto, sia che sia somministrato, dovrebbe essere sufficiente l'indicazione di allergeni nel suo contenuto. E qui adesso bisogna fare una distinzione tra prodotto che è venduto sfuso e prodotto che è somministrato, perché per il prodotto venduto sfuso vale ancora l'obbligo dell'articolo 16 del 109 del 92, che prevede che vi sia un'indicazione degli ingredienti di questi prodotti venduti sfusi. La norma è cambiata nel 2006 con la nuova direttiva allergeni, perché prima era possibile fare un cartello unico per gruppi omogenei, il decreto del 20 dicembre 1994 del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevedeva ad esempio due grandi gruppi della gelateria, gelateria base latte e gelateria non base, base acqua, e questo è semifreddi. Questo problema però è superato, perché dal 2006 si prevede che dovranno essere messi tutti gli ingredienti per, anche per il prodotto venduto sfuso. Allora partiamo da una situazione dove io operatore già devo dire che tutto quello che c'è già da nocciola venduto, non somministrato, perché se il gelato è somministrato fino ad oggi non devo dare nessuna informazione, mentre invece somministrato cosa significa? Devo stare con le gambe sotto al tavolo sostanzialmente, mentre invece quello venduto sfuso è quello che vendo in contenitori, perché già il cono non sappiamo se è venuto somministrato, anche se ci sono delle sentenze vecchie del Consiglio di Stato che dicono che poiché si inizia la degustazione del cono dentro l'esercizio si deve considerare somministrato e non venduto. Allora, a questo punto io mi ritrovo con un'imminente entrata in vigore di questo regolamento che mi impone anche per i prodotti somministrati, ed è la prima volta, di indicare non gli ingredienti ma gli allergeni che sono presenti in questo prodotto. Ora, riguardo agli allergeni, se ci pensiamo un momentino, vediamo a vedere che ci sono due tipologie di allergeni. Ci sono quelli evidenti e quelli nascosti. L'allergene evidente non è un pericolo, perché sostanzialmente se io ordino due uova al tegamino, chiaramente ci sta l'uovo. E se io sono allergico all'uovo, non ordinerò mai due uova al tegamino, ne ordinerò mai la frittata. Però se io, che sono allergico all'uovo, vado a ordinare una frittura di pesce, potrei trovarci l'uovo. Allora, in questo caso, è chiaro che l'esercente ha l'obbligo, ed è anche opportuno per suo interesse, di comunicare che dentro quel prodotto c'è l'uovo, perché impanata e fritta la sardina. Questo, al di là delle sanzioni previste per la mancata indicazione dal 109, se riteniamo che se io mi si presenta di fronte a una persona che dice che è allergica al latte e gli do un prodotto che contiene latte, questo è lo shock anafilattico, finisce in ospedale, potrebbe anche rimetterci la pelle, o che cosa rischio? Rischio o lesioni o omicidio colposo e poi tutto il risarcimento del danno nei confronti suoi o della famiglia se lui muore. Quindi
massima attenzione per il nostro particolare interesse a questo tipo di indicazioni. Ma come dare queste indicazioni? Allora, la federazione è appena uscito il regolamento del 2011, già pensando che lo Stato non avrebbe fatto quasi niente, come è avvenuto puntualmente, perché dal 2011 a oggi stiamo ancora attendendo il provvedimento che ci dice cosa dire e come dirlo. Quindi pensate un momentino, 3 anni sono giurellati i nostri amministratori, pensando ad altre cose, magari alla riforma elettorale o al sesso degli angeli, invece di guardare i problemi reali sia dei consumatori che degli imprenditori. E poi dico, l'imprenditore se ne scappa, grazie, quando può. Allora che cosa succede? Che dobbiamo trovare un sistema, ci siamo detti, per rendere la cosa semplice. Come fare a rendere la cosa semplice sia per l'operatore che per il cliente? Allora, io ho cominciato a ragionare dicendo, è pensabile che se io sono allergico alle uova, mi debba leggere tutti gli ingredienti che ci sono nei piatti prodotti dal ristorante della Presidente Roma. Come faccio a farlo prima? Beh, basta che mi dicano in quali piatti ci stanno le uova, ho fatto, perché poi non vado a vedere tutto il resto. Io sono allergico alle uova perché in genere, fortunatamente, se allergici a una cosa per volta, che so sarebbe grave se si fosse allergici a tutto. E allora a questo punto io riesco a chiudere la ragionanza, ragazzi, perché se... Pare di stare a Lignano? sì, andranno. Magari con un gelato in mano. E allora a questo punto abbiamo fatto questa proposta, vista che è anche passata, ovvero sia l'allergene si indica sotto le uova tutto ciò che contiene le uova, sotto il glutine tutto ciò che contiene il glutine, e quindi noi con un sistema di questo tipo andiamo molto a semplificare la vita vostra e soprattutto di quelli che, essendo allergici ad un prodotto, possono leggersi l'elenco di tutti e 14 prodotti. Ma andiamo più avanti, perché questa situazione di stallo, di incertezza causata dal governo ci ha indotti a richiedere anche una congrua dilazione del termine del 13 di dicembre, in quanto per tanti prodotti viene previsto la deroga di un anno, ad esempio tutti i preincartati. Alcuni preincartati già nella bozza di decreto c'è la deroga di un anno. Che significa? Significa che se io esercente vado al supermercato e mi compro 2 chili di grana padano preincartato, poi negli spaghetti con il burro e il formaggio grattugiato, cosa indicherò? Beh, indicherò naturalmente che questi spaghetti hanno del glutine, quindi allergici al glutine, hanno del burro, quindi metto sotto il burro questi spaghetti. Poi penso di aver finito? No, perché se io ho usato il grana padano invece del parmigiano reggiano, mi ritrovo dentro questa roba pure l'uovo, perché il grana padano ha un conservante che è la disenzima da uovo. Questo è il classico allergeno nascosto che frega tutti, detta la romana, ovvero sia un operatore scrupoloso sia ad un consumatore che cerca di stare attento, perché è evidente che chi soffre di allergie prima di rischiare lo shock anafilattico ci pensa 10 volte. Allora, proprio per fare questo, noi come federazione che cosa abbiamo fatto ancora? Abbiamo predisposto un programma, un software che viene dato a tutte le associazioni, in base al quale quando viene un esercente di associazione ci dichiara quello che mette in un singolo prodotto e il software estrae automaticamente gli allergeni. Ma tutto questo che cosa presuppone? Presuppone che l'esercente, il cuoco, il pasticcere, il gelatiere sappiano... Quindi è arrivato un gelato buono, non si muovono, eh? Allora, cosa succede? Che il mio operatore commerciale, il mio operatore, che fa? Diceva, io per dirti quali allergeni metto nei miei piatti,
devo sapere a monte, molto precisamente, quali sono i prodotti che mi arrivano in casa. E finché tutto il settore della produzione non si sarà omologato a questo regolamento, io non sarò materialmente in grado di dire credibilmente quali allergenici stanno nei miei prodotti. E di qui noi abbiamo chiesto anche al Ministero una deroga che vada 6 mesi oltre quantomeno l'ultima deroga alla produzione, perché i pubblici esercizi, abbronati artigiani, tutti coloro che producono per il consumatore finale, non ci nascondiamo che sono loro stessi dei consumatori finali e quindi hanno bisogno di essere tutelati come il loro cliente, né più e né meno. E se io lascerei la parola dopo questo primo giro e poi casomai facciamo un altro giro, Carlo. No, sentiamo la Presidente Roma, sentiamo che ha le mani in pasta. Allora, ho apprezzato molto l'intervento del Dottor Fiore, però se posso dire in termini terra a terra, andiamo a rischio di intanto fare un'informazione terroristica, perché io credo che anche voi che siete qui che ascoltate già vi state preoccupando e vi state fasciando la testa su cosa accadrà. Posso andare avanti? Sì. Seconda cosa, anche benissimo la proroga, ma la proroga non, se non è adeguatamente gestita, non serve a niente. E cosa vuol dire per gestita? La gestione in questi 6 mesi dovrà essere, secondo me, assolutamente di informazione all'utente finale, cioè al consumatore, che deve sensibilizzarsi ed essere molto più attento, già anche solo nei supermercati, nella lettura dell'etichetta dei prodotti che compra. Deve documentarsi di più. Noi, nei nostri ristoranti, prendo ad esempio il mio, già al cliente facciamo presente, appena si siede chiediamo lei è allergico a qualcosa, a qualche intolleranza, ma è una coccola che io, donna di sala, faccio al cliente. Mettiamo un altro scenario, mensa aziendale, 500 persone che dall'una alle due devono mangiare alla mensa, operai. Arrivano e che cosa trovano? Il menù ovviamente, per fortuna, ha cambiato tutti i giorni e il gestore della mensa che ogni giorno dovrà fare questa fila, lista infinita di cose, di nomi, di allergeni. Ma bisogna che cerchiamo una strada, ma il dottor Fiore dice, ma è la comunità europea che ha deciso, Rossana, non possiamo fare una cosa semplice. Un bel cartello con tutto il nome, tutti i nomi ben dettagliati degli allergeni, scrivere sotto, gentili signori clienti, attenzione che qualcuno di questi prodotti potrebbe essere una vostra intolleranza, fatecelo sapere immediatamente. Non possiamo noi che eseguiamo, che somministriamo, prenderci carico di una responsabilità di questo tipo, perché non siamo poi dei medici. Ecco, qui mi fermo perché sennò vado avanti. Caterina, vuoi integrare dal punto di vista tecnico quello che ha detto il dottor Fiore? O diamo la parola ai Givadieri? Bene, grazie. Avvocato Cirillo, responsabile servizi legislativi della FIPE. Faccio una precisazione, perché il dottor Fiore è stato molto preciso nella spiegazione, però ciò che preoccupa poi l'operatore, l'esercente piuttosto che il gelataio è capire le sanzioni, perché una normativa ha comunque delle sanzioni, si porta dietro delle sanzioni. A livello, diciamo, di regolamento comunitario non ci sono sanzioni, è lo Stato italiano che deve definirle e ad oggi per questa nuova normativa specifica sull'indicazione degli allergeni non ci sono, mentre però siccome qui si parla di gelateria va ricordato, come appunto già diceva il dottor Fiore, che c'è un articolo 16 del decreto legislativo 109 del 92
che prevede il cartello, appunto l'elenco degli ingredienti prodotto per prodotto per la gelateria, la pasticceria, la gastronomia, e in questo caso anche già a partire dal 13 dicembre, ma anche oggi, ci sono delle sanzioni pecuniarie che già sono applicabili a tutti gli operatori che si occupano di gelati e di prodotti di gastronomia. Bene, allora la voce del gelato, chi fa il gelato, chi lo produce e chi lo somministra. Filippo Bano, Comitato per la valorizzazione e diffusione del gelato artigianale. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare la Federazione Pubblici Esercizi per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo convegno. Penso che sia un tema che interessa un po' tutti, ovviamente interessa il pubblico, interessa a noi ovviamente operatori del settore. Per quanto riguarda la gelateria artigianale, premetto, noi abbiamo tutta una serie di allergeni che ovviamente vengono inseriti nel gelato e abbiamo anche noi delle problematiche. Ovviamente non sono così estese come nel settore ristorazione, questo è un dato di fatto, però abbiamo anche noi diverse problematiche, le quali nascono dal fatto che le aziende che producono dei prodotti per il gelato, ovviamente per cautelarsi ovviamente, e ovviamente per non avere dei problemi, loro diciamo dichiarano nel fondo dell'etichetta: in questo stabilimento si lavora ovviamente la nocciola, ma possono esserci tutta una serie di allergeni, per cui anche noi a catena siamo costretti ovviamente a dichiararli tutta questa serie di allergeni, per cui un, diciamo così, un consumatore quando vuol mangiare una nocciola senza tutta una serie di, ovviamente, di allergeni, difficilmente effettivamente non trova presenza di nessun allergene, perché inevitabilmente li trova, e ovviamente c'è anche un'inflazione di questi allergeni, perché le aziende giustamente loro vogliono cautelarsi, di conseguenza su quasi tutti i prodotti voi alla fine vedete nello stabilimento c'è presenza di proteine del latte, presenza di uova, presenza di glutine e via di seguito. Per cui se andiamo avanti di questo passo effettivamente sarà un caos, ma in ogni caso per le persone intolleranti o allergici a qualcosa sarà veramente, ma veramente difficile trovare un prodotto che non contenga un allergene. Per cui sicuramente la comunità europea dovrà darci ovviamente delle possibilità, degli strumenti per poter operare in maniera corretta e per dare anche delle giuste informazioni al consumatore, perché io capisco che ovviamente l'aumento è veramente esponenziale di coloro che sono intolleranti e allergeni, che è dove ci sono delle presenze di allergeni, però è anche vero che se andiamo avanti di questo passo, fra poco tutti gli alimenti conterranno allergeni, perché ovviamente le aziende ovviamente non vogliono avere nessuna responsabilità. Noi che siamo operatori gelatieri, a nostra volta dobbiamo tutelarci nei confronti del consumatore, perché se succede qualche inconveniente rispondiamo noi in prima persona, perché... Scusate. Ovviamente a catena anche noi li dobbiamo dichiarare, perché se li dichiara le aziende che ci fornisce il prodotto e di conseguenza non se ne viene fuori, per cui sinceramente la vedo veramente, diciamo così, complicata la faccenda, per cui sinceramente mi capita spesso che qualche gelatiere dice: hai qualche prodotto senza allergeni, perché te lo mando, perché io non voglio prendermi responsabilità, nel senso che tutti dichiarano che vi è presenza di allergeni. E ovviamente è difficile poi fare dei prodotti senza allergeni a questo punto, insomma, in questo senso. Bene, non avevo dubbi, una domanda dal pubblico, Donata Pancera. Buongiorno, io tengo corsi da tanto tempo e naturalmente sono molto interessata a tutta questa questione. Però, allora, è vero. È vero, molte aziende mettono che nello stabilimento ci sono tutti gli allergeni, però io dico, gelatieri, ci sono 85 aziende, andate a cercarvi le aziende che non mettono questa dicitura e che mettono gli allergeni che in effetti ci sono. E è possibile fare questo, perché io da diversi anni faccio già questo discorso degli allergeni con diversi miei clienti, amici, diciamo così, ecco. Anche perché se noi mettiamo che sono presenti tutti gli allergeni, noi eliminiamo più del 10% dei nostri possibili consumatori, per cui non lavoriamo più. Tra una popolazione che sta invecchiando, tra che i giovani non ci sono più, noi finiamo col eliminare i nostri clienti. Poi intolleranza e allergia.
Ecco, a me è successo, io quest'anno ero in Repubblica Ceca, andavo ogni sera a mangiare in un ristorante, diciamo, thailandese, e evidentemente avendo dei problemi alla tiroide, che vi dico che il 10% della popolazione ha problemi alla tiroide, cioè prende l'Eutirox, ecco. Quindi io dopo due giorni che mangiavo al ristorante ho cominciato a non respirare più. Avevo una persona vicino, gli ho detto: per favore, se non parlo, perché la voce mi era andata giù, portami immediatamente a fare una puntura per lo shock anafilattico. Quindi parliamo di cose che sono vere, che sono, insomma, in gelateria il bambino morto è già successo a Jesolo qualche anno fa. Allora, questo fatto delle intolleranze e delle allergie va preso molto seriamente. Allora, la cosa che io dico ai miei corsi è: cari gelatieri, prima di tutto andate a cercarvi le aziende che non fanno quello che hai detto tu, cioè che non mettono tutti gli allergeni, punto e basta, perché altrimenti voi vi tagliate una buona fetta di clientela, diciamo così. Quindi cerchiate di essere preparati e cercate di mettere già sul cartellino, diciamo, di fronte al vostro gelato l'allergene contenuto o gli allergeni contenuti. Non è una cosa difficilissima, basta che i gelatieri siano preparati. Il problema è che pochi preparano veramente i gelatieri. Scusate, grazie. Bene, qualcuno dal pubblico vuole fare qualche domanda? Non avevo dubbi. Nando Buonocore, Art Glass. Salve, sono Ferdinando Buonocore, presidente Art Glass, Confederazione Europea dei Gelatieri. E in questo momento parlo da imprenditore, non da presidente della Confederazione Europea. Sentivo il presidente del Comitato Nazionale, Filippo Bano, che evidenziava tutta una serie di problemi per quanto riguarda gli allergeni inseriti nel gelato, e la signora di fianco, che la diceva lunga, faceva capire. Che con la testa faceva capire che nella ristorazione ci sono più problemi. Premesso che vengo da Capri, isola di Capri, provincia di Napoli, e da noi è molto più sviluppato la pluriattività all'interno dello stesso esercizio. Allora faccio io con la testa così, perché noi abbiamo il problema della gelateria, della pasticceria, della gastronomia, della tavola calda. Per cui siamo rovinati, ma cercheremo, abbiamo già pensato di risolvere il problema al limite con un registro. Il problema, e la domanda che io faccio a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nel momento in cui noi evidenziamo in etichetta l'allergene contenuto nel prodotto, chi viene a comprare il gelato o il dolce o la gastronomia si rende conto di cosa c'è in quel prodotto. Domanda: se questo signore porta un vassoio di dolci a casa, come succede in pasticceria, e l'ospite a casa è allergico o intollerante, come glielo comunichiamo? La responsabilità, dottoressa, visto che lei si interessa della sezione legale, qual è la responsabilità dell'esercente in questo caso? Allora, facciamo una premessa. La ratio di questa normativa, cioè la ragione per cui è stata emanata, è l'informazione al consumatore. Ora, questa è una situazione che capita sempre, perché se io mi reco in pasticceria e compro un vassoio di 20 paste è perché probabilmente lo porterò in una casa dove sono stata invitata e ho degli ospiti. L'esercente è obbligato a comunicare al proprio consumatore finale, quindi alla persona che entra nel negozio e che può ha visione del cartello. È chiaro che nel momento in cui è esaurito quel processo, quella parte, nel momento in cui il vassoio viene consegnato al consumatore, è il consumatore che si fa carico dell'informazione e che la riporta, eventualmente la riporterà al di fuori della pasticceria, perché altrimenti noi dovremmo consegnare, oltre al vassoio di dolci, anche l'elenco di tutti gli ingredienti presenti. Ma siccome se io vado a comprare un vassoio di dolci, entro in pasticceria, il pasticciere ha l'obbligo di informarmi e di farmi vedere, di esporre il registro con tutti gli ingredienti. Io, consumatore finale, lo leggerò. Dopodiché, una volta che esco nel negozio, l'informazione mi è stata data.
sarò io che dovrò riportarla. Qualora sapessi che fra gli ospiti che io andrò a incontrare ci sono degli intolleranti, mi premurerò di sapere effettivamente dove è contenuto il latte piuttosto che l'uovo, altrimenti non finisce più. Io la cosa peggiore, maestro, ovvero sia, alzo il telefono, le chiedo, mi mandi a casa 10 kg di gelato, e quello è il guaio, perché a questo punto mi diventa, che cosa, un prodotto confezionato che deve etichettare? Qui viene la complicazione, perché quello che vendo per asporto lo confeziono o non lo confeziono? Lo confeziono o non lo preincarto? Perché allora in questo caso sì che mi trovo veramente in difficoltà a dare una risposta precisa. Ma per sicurezza dell'operatore evidentemente, perché tutto quello che arriva a voi, se è sfuso, l'indicazione può averci anche sui documenti commerciali di vendita, sulla bolla. Ma sì, vedo. Allora, la cosa divertente, io ho un collega che sta in amministrazione, che c'è un bar. Allora gli dico, senti, ti faccio il cartello degli ingredienti, bene. Oh, non sono riuscito a sapere che ha fatto il pane? Perché dicono farina, acqua, lievito, ma allora tutti quei sacchi di mix che vendono per tonnellate dove finiscono? Certo, dove finiscono? Che c'è dentro? Ma te lo dicono? E quindi qui è un qualcosa, adesso stiamo cercando di chiarire con le amministrazioni. Ma con la stessa cosa, ad esempio il catering, ad esempio. Pure lì ci sono problemi, perché nel catering chi è il cliente? Il cliente è quello che ordina o sono quelli che mangiano? La normativa è complessa. Bene, ancora Fernando Buonocore. Il problema, in effetti, noi in gelateria, pasticceria o tavola calda lo abbiamo proprio per l'asporto, perché è chiaro che se il cliente affetto da intolleranza o da allergia è lì, controlla, poi ci sarà l'etichetta, il cartello, il registro, va bene. Il nostro problema è proprio quando mandiamo a casa. Quello è, e ancora oggi non siamo riusciti a capire la responsabilità dell'esercente fin dove arriva. E dice che mi considero quel prodotto come confezionato e quindi da etichettare. Bene, sentiamo la presidente della FIPE di Belluno. Diventeremo tutti dei gran etichettatori, non avremo più consumatori perché non avranno più un becco di un quattrino se andiamo avanti così, e viva l'Italia, cosa devo dire? Bene, io farei chiedere, ecco appunto, c'è qualcuno del pubblico, e poi farei parlare di nuovo il gelatiere e poi per le conclusioni Marcello Fiore, direttore generale. Se ti puoi cortesemente presentare. Sì, buonasera, sono Cristiano Dono, io ho una piccola catena di gelaterie a Londra. Anch'io ho visto che in Inghilterra entra in dicembre la legge europea, non so se anche qua in Italia lo stesso giorno. Da quello che io ho capito è che cambia un po' il regolamento sull'etichettatura, per esempio, cioè adesso non si può più scrivere contiene l'allergene X, ma bisogna scrivere tutti gli ingredienti evidenziandoli in qualche modo per farli risaltare. Questo è quello che ho capito io. Detto questo, noi abbiamo delle gelaterie artigianali, quindi 16 gusti in vaschetta e li serviamo con la spatola. Tutti questi discorsi sulle allergie noi li abbiamo risolti in modo molto semplice. Noi diciamo chiaramente che i nostri prodotti non sono adatti che allergie, perché anche se trovassimo un fornitore, come giustamente dice Donata Pancera, che non ha allergeni nella fabbrica, il problema è che poi sono serviti aperti, scusi, quindi se un cliente mio vuole un gelato col pistacchio e col mango che non ha allergeni, c'è il rischio di
contaminazione incrociata, quindi non vedo come l'artigiano possa risolvere il problema delle allergie. Di fatto è un prodotto non adatto agli allergici, perché solo l'industria può risolverlo alla base, facendo una fabbrica dove non tratta allergeni e una fabbrica dove tratta gli allergeni. Ma se anche io ho due cucine separate, cosa che non avrò mai, dove faccio in una i sorbetti, nell'altra i pistacchi, le noci, eccetera, poi li vado a servire all'aperto, li vado a servire insieme in una vetrina, e quindi chi vuole un cono con due gusti, non ci sarà mai la sicurezza che il cono o che il gelato sorbetto senza latte poi non venga contaminato col pistacchio. Beh, io farei rispondere al gelatiere, dopodiché sentiamo i tecnici della norma che cosa dicono. La risposta del gelatiere Filippo Bano, comitato. Sì, sicuramente il problema che ha sollevato il collega esiste, come pure la Donata giustamente dice, un gelatiere deve andarsi a ricercare le aziende, però ovviamente io sinceramente controllo e vedo ce ne sono veramente poche che non dichiarano nessun tipo di allergene, nel senso che purtroppo giustamente le aziende cercano di cautelarsi e di conseguenza anche la sola presenza, non è detto che ci sia all'interno, ma anche la sola presenza del prodotto in azienda, loro tranquillamente te lo dichiarano su tutti i prodotti. Comunque ovviamente noi ci metteremo senz'altro d'impegno per dare ovviamente un servizio alla clientela, e ovviamente qualora fossimo sicuri di non avere nessun tipo di allergene, sicuramente è nostro interesse ovviamente a metterlo. Tra l'altro io parlo da gelatiere, ma ovviamente faccio anche catering. Quando io faccio un servizio all'esterno, cosa devo fare? Devo mettere ogni pietanza che io porto all'esterno, magari un servizio con 400, 500 persone, tutti gli allergeni presenti piatto per piatto? Cioè effettivamente mi diverebbe un pochettino complicato fare un lavoro di questo genere, sinceramente. Io capisco che i politici ovviamente devono tutelare in Europa ovviamente l'integrità del consumatore, però qualche volta se magari si ponessero ovviamente nei panni dell'operatore, non sarebbe male, anche perché ci potrebbero dare delle indicazioni su come procedere. Invece con questa norma mi pare di capire che effettivamente non ci vengono tanto incontro. Hanno dato delle direttive, però non hanno forse pensato come si possono applicare, e ovviamente aspettiamo che ci diano delle delucidazioni in modo da darci la possibilità di poter operare in maniera sicura, e ovviamente dare la possibilità anche a tutte le persone che sono ovviamente intolleranti e allergiche di avere ovviamente una garanzia e una sicurezza su questo piano. Per cui io sinceramente la vedo tanto nebulosa questa faccenda, per cui sarebbe bene che magari ci fosse o dei correttivi o perlomeno delle indicazioni ben chiare e precise, in modo che il consumatore ovviamente sia tutelato e anche noi operatori possiamo procedere con sicurezza e ovviamente dare un servizio a quello che è il consumatore. Grazie Bano. Se non c'è nessun altro, bene, il direttore della Scombelluno, io darei la parola alla fine al direttore generale della FIPE per le, come dire, per le conclusioni e per, come dire, indicare le soluzioni operative della federazione. Al momento il direttore invece dell'ASCON di Belluno, dal Pozzo. Grazie. Allora, io ho una moglie che lavora in ospedale, e è un'ostetrica. Allora ogni tanto mi dice con rammarico, nel mio lavoro pare che a volte la medicina legale si sostituisca alla medicina. Cioè a volte gli operatori fanno più quello che... Io avrei un'espressione in mente, ma è poco elegante. Diciamo così, protegge l'operatore rispetto alla pratica decisa, rispetto a quello che sarebbe forse la soluzione migliore dal punto di vista scientifico. Io ho paura, anche vedendo il parterre qui, che stiamo creando anche la ristorazione legale, più che la ristorazione di qualità, è quella che dovrebbe contraddistinguere la nostra offerta ristorativa, e parla in genere, non solo naturalmente del gelato. In effetti vediamo il parterre qui, abbiamo operatori che sono preoccupati di come dovranno mettere in atto una norma, e dall'altra i legali, no? Quindi abbiamo lo schieramento legale, i ristoratori con legale, adesso dovremmo fare così. E la cosa, se è ridicola da un certo punto di vista, è drammatica dall'altro. Come diceva l'avvocato Cirillo prima, di fondo c'è una ragione,
abbiamo delle persone con intolleranze che vanno protette, sono i nostri clienti, sono il nostro patrimonio, per Dio. Ci mancherebbe altro che noi non vogliamo bene il nostro, a chi ci porta ricchezza, a chi intendiamo soddisfare. Credo che allora, come sempre, dovremmo, e lo dico da persona che ha un po' il background legale, dovremmo accantonare un attimo i codici e metterci insieme i consumatori per creare una consapevolezza di fondo. Secondo me il difetto di fondo di questa norma è che appunto avremmo dovuto cominciare 10 anni fa nelle scuole a far capire che c'è questo tipo di problema, perché i 14 allergeni che prima ci ha nominato Marcello Fiore, in realtà sono tutte cose che se noi tiriamo il frigo di casa abbiamo, almeno 12 ne abbiamo dentro, ecco, forse a casa mia i crostacei non vanno molto, però la senape, il sedano, il latte, la farina, eh? Pensate solo, abbiamo parlato di gelato oggi, il signore diceva io non ho allergene il mio gelato al mango, ma se lo servo sul cono già probabilmente mi entra la farina, per dirne una, no? E quindi è una cosa da voltare fuori parte. Allora, proposta, noi faremo tutto quello che deve essere fatto. Come associazione abbiamo già in stampa, mi è dispiaciuto non portarlo qua oggi, uno speciale allergeni che recapiteremo a tutti gli operatori del settore alimentare. Faremo tutto il servizio anche in sinergia con la FIP nazionale. Daremo protezione, assistenza, stiamo girando con l'USL, faremo tutto quello che c'è da fare. In realtà quello che dobbiamo fare noi professionisti, mi accomuno insomma, è lavorare insieme ai consumatori, da un lato per far capire tutti i problemi che sottostanno alle norme e dall'altro per far capire anche gli sforzi che i nostri professionisti fanno per dare ristorazioni di qualità, a volte creando qualche problema con le norme, perché se io mi ricordo il problema, ti ricordi Marcello, quando all'epoca dell'HACCP abbiamo detto e i nostri salami fatti dal contadino come faremo, ecco, e tuttora rappresentano un problema che abbiamo fatto finta di non vedere, perché sono per lo più illegali come la marijuana, ecco, i salami del contadino nei ristoranti, ma insomma, così facciamo. Il cliente, se vuole, capisce e noi cerchiamo di dialogare con lui. Più profondo sarà questo colloquio, migliore sarà il nostro lavoro. Bene direttore, grazie dal Pozzo. Allora, una penultima replica, spero che non ci sia nessuno perché stiamo registrando questa tavola rotonda, questo incontro, e il servizio speciale andrà in onda su Telebelluno nei prossimi giorni. Anzi, ne approfitto per ringraziare Telebelluno per la collaborazione. Mi permetto di dissentire da quello che ha detto nell'intervento precedente, perché il problema, io tra l'altro ho 3 figli, il mio figlio maggiore ha delle allergie spaventose, tra l'altro a latte, uova, noci, di tutto di più, per fortuna non il glutine. E il problema degli allergeni, da come la vedo io, è che purtroppo fino a poco tempo fa nella lista degli ingredienti dei semilavorati non erano segnati tutti gli allergeni. Allora, l'esperienza che ho io è che circa 10 anni fa mio figlio, che era piccolino, ha mangiato un cono con il sorbetto al mango, e io avevo guardato la lista degli allergeni sulla scheda tecnica, c'era scritto glutine, acqua, eccetera. Lui dopo pochi minuti ha iniziato ad avere bollicine sul collo. La cosa era abbastanza sospetta. Ho preso il telefono, ho chiamato il mio fornitore, il quale mi ha garantito che non c'era latte, uova, eccetera. Gli ho chiesto ripetutamente, ha chiamato il produttore e si è scoperto che dentro i coni mettevano del siero del latte. Non era segnato nell'etichetta perché all'epoca, 10 anni fa, non era richiesto perché era inferiore a una certa percentuale. Quindi il problema è che spesso gli allergeni non venivano segnati neanche nelle etichette, e questo poteva creare dei danni a chi, come mio figlio e altri, era estremamente allergico a certi ingredienti. Io ho avuto la fortuna di fare le medie vecchie, e in seconda media si studiava tutto sull'alimentazione. Le nozioni che io ho oggi, delle proteine, delle varie cose, vitamine, eccetera, eccetera, io le ho ancora dalle scuole medie. Oggi purtroppo né il consumatore né diciamo così il professionista è preparato, quindi tutto il problema sta nella formazione, secondo me. La formazione, quindi c'è una totale mancanza di informazione in qualsiasi genere.
Per quello che riguarda il gelato, bisogna vedere chi serve il gelato a pallina. Tutti i gelatieri italiani in Germania, per esempio nel Triveneto, lo servono a pallina. E lì il problema è molto grosso. Effettivamente, purtroppo, abbiamo tutti gli allergeni e lì veramente non saprei come risolverlo. Con la spatola il problema io non lo vedo così grosso come lo vede il mio amico Donno, diciamo così, perché se il gelatiere è stato formato, se in laboratorio lui mentre preparava i prodotti ha tenuto conto dei vari allergeni, quindi si tratta sempre di formazione, alla vendita lui può lavorare con la spatola secondo, diciamo, una certa informazione che viene data al consumatore. Grazie. Io propendo per ovviamente massima collaborazione tra consumatori e produttori. Ovviamente l'ideale sarebbe che tutte le associazioni di categoria facessero un minimo di pressione nell'ambito della comunità europea perché queste norme ovviamente venissero attuate, ma venisse dato anche ovviamente un modo per procedere in maniera corretta in modo da dare sicuramente un servizio ai nostri consumatori e soprattutto dare una sicurezza dal punto di vista alimentare, perché noi gelatieri abbiamo ovviamente a cuore quelle che sono ovviamente le sorti dei nostri consumatori. Vogliamo dargli un prodotto che sia garantito al massimo, però vogliamo anche che la comunità europea ci dia, ovviamente, ci indichi una strada per poter operare in maniera corretta e soprattutto ovviamente che sia fattibile sotto questo aspetto. Grazie. Grazie a te Filippo Bano. Rosana Roma, FIPE Belluno, FIPE Nazionale, ristoratrice. Un minuto scarto. Anche meno. Per quanto riguarda la ristorazione io non sono tanto serena, perché abbiamo, come diceva anche il signore poc'anzi, abbiamo troppe tipologie di somministrazione, troppe forme diverse e di conseguenza tantissime problematiche. Insisto che l'informazione deve essere fatta al consumatore finale, il quale per primo, avvicinandosi a noi, a quelli che somministrano, deve tutelarsi e informarsi e chiedere che cosa sta mangiando. Grazie Rosana Roma. Marcello Fiore, le conclusioni. La FIPE c'è, la FIPE segue, la FIPE è in campo per mettere a punto le soluzioni ottimali per la categoria. Ma intanto volevo dire che quello che ha detto la Presidente Roma sono parole sacrosante. Voglio aggiungere solo una cosa, che le nostre tipologie di servizio sono estremamente diversificate. Quindi quello che può andare bene dove ci sta un uomo dietro al servizio, e questo che ci contraddistingue rispetto all'industria. L'industria pure sull'HACCP, il prodotto non lo vede nemmeno, noi lo vediamo, lo valutiamo. Ma dove c'è un uomo dietro il banco, è chiaro che il consumatore dice io sono allergico e allora io mi prendo una paletta, uso e getta, oso dire, gli do la cosa e non evito le contaminazioni crociate. Poi ci sono altri casi come quelli del self-service dove la questione va assunta in maniera diversa evidentemente, perché noi già stavamo pensando ad un addetto della ristorazione agli allergeni, ovvero sia qualcuno che è più portato, che viene formato bene in corsi specifici, che dà anche dei consigli ai clienti, perché noi diamo un servizio rispetto all'estero dove c'è la cesura tra operatore e cliente, noi siamo i migliori amici dei nostri clienti, quindi vorremmo essere in grado di dar loro un servizio, un consiglio, come siamo noi tra i mediatori tra la qualità, perché il cliente la qualità da solo forse non riesce a trovarla come siamo capaci noi di trovare l'alta qualità. E allora anche in questo ci piacerebbe poter dire al cliente vieni da noi che ti consigliamo noi su cosa scegliere che sia compatibile con le tue problematiche. Ecco, questo è il messaggio che vorrei lanciare, ovvero sia una partnership continua tra noi e la nostra clientela. Grazie. Bene, grazie Marcello Fiore. La trasmissione finale. Volevo sottolinearvi che tutte le cose che ci siamo detti, tutta l'intera riunione, l'intero meeting sarà diffuso tramite YouTube, tramite Facebook nella pagina FIPE e ovviamente lo speciale Telebelluno, e direi ringraziamo
i relatori e tutti noi per l'attenzione e l'interesse. Buon lavoro a tutti. Un grande applauso, grazie.